periferia del mondo, e proprio per questo siamo venuti al centro del mondo, proprio qui sotto al Colosseo. Facciamo la formazione, ne abbiamo due elementi su cinque, se non vado errato. Allora, io mi chiamo Giovanni Tommasi e suono la chitarra, prevalentemente elettrica, perché diciamo le acustiche dal vivo sono abbastanza ingestibili, è tutto troppo complicato, quindi insomma dal vivo di solito. Io ho una Fender Stratocaster molto bella, molto, veramente molto molto bella, bianca, stupenda, e ho una Paul Smith, non una Gibson. Ho una Paul Smith e da molti anni diciamo faccio tutto soltanto con queste due chitarre. Alessandro Papotto, e canto, e la marca della voce non credo che si possa definire, però suono anche gli strumenti a fiato. Ti posso dire la marca del clarinetto Buffet Festival, un sassofono della Jupiter e un flauto della Lucien. Partirei da Tony, che è un batterista veramente fenomenale. Adesso la marca della batteria io onestamente non me la ricordo, quindi non te la posso dire. Ha una vecchia Pirlo. Ah, una Pirlo, ok, sì. Però diciamo, al di là diciamo della marca, come attrezzatura tecnica ed emotiva, lui è veramente un grande, riesce a fare delle cose eccezionali e le cambia anche spesso dal vivo. A volte ha delle invenzioni davvero, dal vivo anche in studio, quando abbiamo registrato, delle invenzioni davvero belle che veramente impreziosiscono. A me piace molto come suona. Claudio, il bassista, ha una caratteristica eccezionale, che è quello di essere l'elemento più fotogenico, molto bravo, ha una grande capacità diciamo di creare delle linee molto belle proprio ad orecchio, ok? Quindi da questo punto di vista bellissimo. È un melomane rock, sì. E poi c'è Bruno, il tastierista, che utilizza, o meglio, una volta utilizzava quanto di più vintage c'era sul mercato, quindi dall'Arp Odyssey fino al Mini Moog, al Fender Rhodes, eccetera, eccetera. Sì, o diciamo quantomeno dei surrogati, sì. E oggi invece, appunto, con l'età e con i limiti di età sopraggiunti, diciamo che utilizza delle cose molto più comode, tra virgolette, pratiche, che però comunque danno dei risultati soddisfacenti a livello di suono, anche perché lui è un po' maniacale a livello di sonorità, e per cui ricerca sempre cose molto particolari. La scrittura dei brani, nella maggior parte dei casi, diciamo che ha riguardato i due loschi figuri che hai qui davanti. Nella maggior parte dei casi, ma non solo, perché anche Bruno, il tastierista, Bruno Vegliante, ha dato parecchio a livello compositivo alla band. E ci sono stati anche alcuni episodi in cui anche il bassista e il batterista, Tony e Claudio, hanno dato del loro. Portato un po' d'acqua al mulino. Sì, esattamente. No, ma hanno proprio anche scritto dei veri e propri brani da capo a fondo, che poi, come per quanto riguardava i miei e i suoi, venivano comunque riarrangiati da tutta la band durante le prove. In realtà noi abbiamo iniziato nel primissimo embrione di questo gruppo facendo delle cover, e poi però dopo pochissimo abbiamo iniziato a scrivere delle cose nostre. Questo avveniva nel 1996, abbiamo fatto dei concerti in cui c'erano cose nostre, cover di, non so, PFM, Genesis, non ricordo neanche più che cosa facevamo, Gentle Giant addirittura, mi pare, sì, qualcosa del genere, non so con che esito, adesso non ti saprei dire. E poi nel 2000, con l'ingresso di Bruno Vegliante, che è avvenuto credo intorno al 98 o qualcosa del genere, abbiamo registrato il primo album, che si chiamava In ogni luogo, in ogni tempo, che è stato molto importante ed è stata una bellissima esperienza. È stato stampato in vinile,
con anche un 45 giri in vinile. Ma oggi ne avete portato uno qua che possiamo vedere, ecco, adesso, che ha questi batteri in copertina, so batteri, no, che sono? Questi credo siano semi al microscopio, se non ricordo sono, male. Sì, sono dei semi. Sono dei semi, perché riprendono la copertina originale del secondo disco, dove c'era un seme di ippocastano. Ippocastano, sì, visto molto ravvicinato con delle fiamme, era insomma una bella composizione fotografica. Periferia del mondo nasce da una nostra chiacchierata mentre una mattina andavamo alla SIAE a depositare proprio veramente i nostri primissimi pezzi, e quindi ti parlo di 20 anni fa, sì. E così si chiacchierava del fatto di questo paese dove l'arte, la storia, ne possiamo avere un esempio proprio dietro di noi, è seguita e ammirata da tutto il mondo. Basta vedere la gente che viene qui in un posto del genere. E però a livello musicale, dove comunque storicamente noi abbiamo detto la nostra come italiani, e oggi sembra come se questa cosa si fosse un po' persa, come se l'Italia fosse diventata un po' la periferia del mondo della musica. Scherzavamo un po' su questa su questo gioco, diciamo, del fatto che mentre una volta era il centro del mondo, oggi quantomeno dal punto di vista dell'arte sta diventando un po' marginale, un po' periferica, forse anche per degli errori, diciamo così, grossolani di chi ci governa, che non punta molto su quello che è il nostro patrimonio. Abbiamo ancora il nostro sito, giusto? Chiedo a lui perché è quello più moderno della band. Periferiadelmondo.com, sì. Esatto, periferiadelmondo.com, che forse necessita di qualche minima ristrutturazione, però ancora esiste. E c'è, insomma, però ci sono, insomma, c'è la nostra storia, c'è la possibilità anche di ascoltare alcuni brani audio, di vedere alcune foto, di sapere e di conoscere le nostre prossime date, insomma, qualcosa si trova. E comunque c'è anche Facebook, che mi sembra che funziona, insomma, cammina. Sì, sì, la nostra pagina Facebook è sicuramente aggiornata, lì potete trovare foto, video, c'è qualche video anche, qualche link a recensione, libri, comunque articoli che parlano di noi, e poi c'è YouTube. Su YouTube, devo dire, si trovano alcune cose dal vivo e alcuni brani. Dal vivo si trova anche qualcosa dal Prog Exhibition, che è un DVD live che è uscito nel 2010, che abbiamo fatto qui a Roma insieme a grandi nomi del prog, del rock prog internazionale. Quella sera in particolare c'erano Banco del Mondo Soccorso e Ian Anderson, la PFM, insomma, veramente è stato fatto un DVD dal vivo, noi abbiamo fatto 3 brani e questi si trovano, qualcosa si trova su YouTube, per cui bella cosa da andare a vedere, insomma, la qualità molto alta sia dell'audio che del video. I primi 3 album sono stati registrati all'Elefante Bianco qui a Roma, il 4° disco, che risale appunto a 3 anni fa, nel Regno dei Ciechi, è stato registrato in un altro studio che è il Locomotore Studio, con la produzione esecutiva e anche artistica di Franz Di Cioccio della PFM e di Aia Di Capitani, che hanno fortemente voluto appunto noi, come ti raccontavo, lì al Prog Exhibition, e poi hanno anche appunto prodotto questo disco, che è la nostra ultima fatica. In bocca al lupo, e voi risponderete? Ma io di solito dico viva il lupo. Il lupo ce lo portiamo con noi, che è bello e può sempre tornare utile. Anche perché ormai ne sono rimasti pochi, quindi esatto. Bisogna tenerli d'occhio. Allora, grazie mille, salutatemi gli assenti giustificati e ci vediamo sicuramente il 23. Benissimo, grazie a te, Davide. Grazie mille.